Ciao Amaranta, benvenuta a Radio Catalunya Italia. Buonasera. Ti abbiamo qui per la prima volta e siamo molto felici di averti. Allora, volevo dirti, io ho letto un po' di cose preparando l'intervista, alcune domande, e ho letto che sei traduttrice, docente di lingua spagnola, ricercatrice, scrittrice, e volevo sapere tu, diciamo, in quale ambito ti senti più a tuo agio e come ti esprimi meglio. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per questo invito a essere a Radio Catalunya Italia, che per me è un onore. E sì, in effetti sono versatile, si dice così, o flessibile, nel senso che appunto insegno, traduco, soprattutto per case editrici e scrivo. Non credo in realtà che ci sia un ambito in cui mi sento più a mio agio, forse nella traduzione, che diciamo l'ampio in cui ho iniziato prima, già da diversi anni, ma diciamo che tutti poi sono sfaccettature di una stessa postura, che di una stessa intensità e di uno stesso modo di essere, che è quello poi dei traduttori, degli insegnanti, dei mediatori culturali, no? Di portare stimoli e di far dialogare culture diverse. Diciamo, faccio da ponte tra la cultura catalana, spagnola e quella italiana, o viceversa. E quello che mi affascina e mi spinge a non lasciare nessuno di questi lavori, nonostante le difficoltà che questo poi comporta a livello pratico. Certo, benissimo. Senti un po', quindi in questo tuo lavoro di ponte, come e quando ti sei avvicinata alla Catalogna e come mai, diciamo, stai continuando a tradurre libri catalani? Sì, diciamo che più che alla Catalogna, in realtà mi sono avvicinata a Barcellona più di 10 anni fa. Sono arrivata a Barcellona alla ricerca di una Barcellona anarchica, repubblicana, ero durante gli studi universitari, e man mano mi sono innamorata sia della città, sia della Catalogna, sia della letteratura catalana, e quindi man mano è cresciuto nel tempo, attraverso opere che ho letto, attraverso la vita e i vari avvenimenti ai quali ho assistito a Barcellona, e quindi mi è diventato tutto particolarmente caro e l'ho sentito sempre vicino, e che mi forniva sempre suggestioni, stimoli, ogni volta mi dava l'input a indagare, a scoprire qualcosa di diverso, a scoprire ancora di più e a sentire allo stesso tempo molto vicino. Senti, noi volevamo parlare con te di Barcellona Desnuda, ormai è uscita anche la traduzione di Incerta Gloria, quindi parleremo pure della traduzione dopo, ma partiamo con Barcellona Desnuda. Il sottotitolo è Fuga nella città, letteratura, luoghi comuni e insoliti cammini. Ci dici, insomma, un po' di che libro si tratta, che cosa, come ci invogli a leggerlo? Non a me, che l'ho già letto, ma agli ascoltatori. Agli ascoltatori, sì. E diciamo che Barcellona Desnuda, il titolo è lasciato apposta in lingua originale, e nasce all'interno di una collana specifica, è nato per quella casa editrice che si chiama Exorma Edizioni di Roma, è nata nella collana Scritti Traversi, che è una collana che si occupa di letteratura, di viaggio e letteratura allo stesso tempo, quindi non potevo trovare una collocazione migliore. E il libro è nato da un dialogo con il direttore editoriale Orsolo Pagnani, che sapendo che mi occupavo di letteratura catalana, di Barcellona, mi ha detto: butta giù, fai una proposta. E poi la proposta è piaciuta e siamo andate avanti e ho iniziato a lavorare al libro. Si tratta di molto brevemente di un'antologia di 10 racconti che sono inseriti all'interno di una cornice che poi è l'escamotage che mi permette di far parlare dei personaggi, perché in effetti sono 10 racconti in cui i personaggi di alcune opere letterarie di lingua catalana, di lingua spagnola, ma non solo, e ambientati però tutti a Barcellona, si sfuggono
dalle schede di un bibliotecario, della cornice, ma in realtà sfuggono alle opere da cui provengono per muoversi, per aggirarsi nella Barcellona dei romanzi o in una Barcellona simile. E questo fa in modo che i protagonisti siano i personaggi stessi, ma allo stesso tempo sia la città, e non è la città di oggi solo, o non solo la città di oggi, che è massificata, che ha perso, secondo me, parte della sua memoria, che è la città del turismo, ma è una città che va dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Per cui man mano ho scavato nella città stessa, nei luoghi che sono anche quelli dei barcellonesi, attraverso i personaggi. Ogni racconto è dedicato, si ispira ad alcune opere e fa muovere i personaggi dentro la città, soprattutto fa vivere le loro emozioni, ne fa vivere altre, si tratta anche di sensazioni, sono esperimenti, sono riscritture di personaggi che si muovono dentro Barcellona e che ci portano ogni volta a scoprire una Barcellona o le Barcellone diverse. In effetti si scoprono tante Barcellone, persino io che sono di Barcellona ne ho scoperte alcune, altre le ho riconosciute subito perché le conoscevo già, perché ne avevo letto eccetera eccetera. Comunque insomma è veramente un libro molto suggestivo, e anche la copertina è molto bella. Che ci dici della copertina del libro? La copertina è la salamandra, tant'è che il libro, che comunque sta andando molto molto bene ormai, è il libro della salamandra, perché appunto nella copertina c'è la salamandra del Park Güell, che tra l'altro è la protagonista dell'ultimo racconto in cui non mi ispiro a nulla, e in una sorta di cantilena la faccio fuggire dal Park Güell e dall'invasione turistica, per cui voleva essere un omaggio allo stesso tempo una critica al processo cui è andato incontro Barcellona. E se fate caso alla copertina, questa salamandra perde un po' dei suoi smalti a Trencadís, perché è legato al racconto in cui in questa fuga dal Park Güell pian piano perde anche lei la sua identità e arriva alla Sagrada Famiglia, e lì c'è un finale a sorpresa che non svegliamo ai lettori, ma voleva essere il simbolo di una visione diversa di Barcellona. È il simbolo del turismo per molti aspetti, ma voleva essere il simbolo di altro, un simbolo colorato, come sono colorati e eccentrici tutti i racconti che compongono questa antologia. Va bene, allora lasciamo ai futuri lettori la scoperta di tutto questo. Andiamo invece a parlare un attimo di Incerta Gloria, è pubblicato da Nottetempo, è arrivato in libreria lo scorso 25, che verrà presentato domenica 4 novembre alle 14:30 a Testaccio, nel Salone dell'Editoria Sociale. Si tratta di un libro veramente potente, consistente. Che ci dici di questo libro e della tua traduzione? Faticoso, no, nel senso che è faticoso per un traduttore, perché si tratta di un romanzo meraviglioso di 600 pagine che ha le sue difficoltà, ma non è questo il luogo per parlare delle difficoltà e degli sforzi di un traduttore. Senz'altro è stata una grande gioia sapere che l'avrei potuto tradurre, perché ci sono state le prove, sono stata scelta dalla casa editrice. È un romanzo meraviglioso che io avevo già letto, e infatti uno dei racconti di Barcellona Desnuda si ispira proprio a Joan Sales, ed è un romanzo che mi ha sempre colpito, sia per il valore degli interrogativi esistenziali che sono al suo interno, sia per la descrizione dei personaggi. Immagino che molti degli ascoltatori già sapranno di appunto qual è l'argomento, ma lo ripeto in breve per chi si accostasse per la prima volta a Incerta Gloria, che è un romanzo anche lì difficile da definire, da categorizzare, perché è un romanzo di guerra, ma allo stesso tempo è un romanzo d'amore, è un romanzo esistenziale, è un romanzo testimoniale che racconta da un lato
le battaglie della guerra civile sul fronte di Aragona, dall'altro la vita nella Barcellona bombardata e nella Barcellona che moriva di fame, attraverso i suoi personaggi, che sono, cito molto brevemente, i tre grandi protagonisti che fanno una sorta di ménage, appunto Luis de Broca, Trini Milmagne e Julie Souleyras, che viene definito il quarto fratello Karamazov, proprio per le sue invettive, per la sua arguzia. E poi c'è un quarto ancora personaggio, che è Cruels, il seminarista, che a distanza di 20 anni, nell'ultima parte del romanzo, ripercorre gli eventi. Quindi, al di là del carattere del libro, che è appunto, ripeto, meraviglioso, che è fantastico, che porta il lettore a immaginare, a porsi domande che altrimenti probabilmente non si sarebbe poste e che sono attuali ancora oggi, io ho pianto, lo confesso, traducendo il romanzo in più di un punto, proprio per questi interrogativi, per queste questioni. Quindi al di là di questo c'è tutta una storia che man mano scopriamo dalle lettere delle prime due parti, ed è una storia, quindi un romanzo polifonico e anche pluriprospettico, per cui i personaggi si muovono e da ognuno di loro scopriamo una verità diversa, e questo dà la complessità e anche la grandezza di questo libro, che non è stato tradotto finora in Italia, ed è stato un peccato, perché appunto è uscito, ed è stato tradotto, è uscito tanti anni fa, ed è stato tradotto in quasi tutte le lingue del mondo, mancava la traduzione italiana, e per fortuna ce l'abbiamo anche qui, ed è un grande onore, una grande gloria, speriamo che non sia incerta come quella del titolo, per la casa editrice, anche per me che insomma ci ho lavorato per un anno e mezzo. Certo, certo, no, ci auguriamo anche noi che non sia incerta ma certissima. Senti, volevo finire con un aneddoto che mi hai raccontato tu dopo la presentazione che hai fatto a Lecco. Mi hai detto: pensa che a Lecco, dopo aver raccontato la storia di Barcellona, un signore alla fine si è avvicinato e ha commentato: ora finalmente capisco perché sta succedendo tutto in Catalogna, e li comprendo, sono stata molto soddisfatta. Che cosa hai raccontato e che cosa ha capito questo signore? Allora, cosa ho raccontato era una presentazione sui generis, nel senso che era per Barcellona Desnuda, e ci sono state una decina, quindicina di presentazioni sul libro. In quel caso a Lecco, all'interno di un festival, mi era stato chiesto di raccontare la storia di Barcellona, portare anche gli esempi di come era cambiata, di come si era costruita, era stata, e come si era anche, come era mutato l'immaginario della città. Per cui avevo fatto un brevissimo escursus dagli inizi, appunto dalla colonia romana, per arrivare ai giorni nostri. In particolar modo mi ero concentrata sul periodo dal 1714 a oggi. Parte non è trattato nel libro di Barcellona Desnuda, in parte di questo sì, e per cui ho mostrato tutto quello che è successo dal 1714 ai giorni nostri, senza dare una lettura politica, perché il libro non è un libro politico e non si schiera né da una parte né dall'altra, ma solo per far capire che se c'è un problema oggi, e riguarda anche una storia di revanche, o comunque di richieste da parte del popolo catalano, e anche di sottomissione per certi aspetti. Basti pensare appunto alla fortezza della Cittadella, per cui il lettore si è avvicinato proprio perché perché credo che la lettura, la copertura mediatica che molto spesso è stata data in Italia negli ultimi tempi, non rende merito alla complessità della vicenda, per cui è stato facilmente, questo fenomeno è stato accostato per esempio alla nostra Lega, ma io credo che non abbiano praticamente nulla in comune, e per un lettore che non conosca la storia della Spagna e la storia della Catalogna diventa difficile capire il fenomeno. Per cui credo che questo sia stato una piccola goccia, sia stato un modo per aprire uno scenario, un orizzonte, e facilitare la comprensione del fenomeno in Italia. Perché, ripeto, secondo me in pochi, ci sono stati quelli che l'hanno fatto, ma in pochi.